No, I'm not a writer. Che belle Sostine, con tutti sti prati, vero Emi? Ste colline, i prati. Guarda, guarda che strade. Vedi, queste sono le strade del Zingano, di Iuri, sono proprio le sue strade preferite. Guarda a destra, hai visto Emi che bello a destra? Molto bello, sì. Tutti gli alberi, gli uccellini che cinguettano, i fiori. Qui c'era, dietro sta chiesa, c'è il museo della guerra. Vojaski Muzei. E in che città siamo però? Siamo da qualche parte. A Domacija, Domacija. Non ho fatto neanche il gasolio perché tanto mancano, guarda, 7,1 km. Non sono in riserva, quindi tranquillo. Dopo credo che farò tipo 20 euro per girare un po' tranquillo la Slovenia. E al confine, al ritorno, io faccio il pieno. Cioè, al confine, verso la fine, non proprio al confine. Magari al confine costa un po' di più, no? Perché in Slovenia non ti mettono i prezzi esposti. In Slovenia tu non sai quant'è fino a quando non sei là a farla. Di vacca. Ecco, l'ho detto. Noi andiamo al Stok Zanske Zame, leggi là quello marrone, vedi? Stok Zanske Zame, cioè non è una roba pronunciabile per me, capisci? Guarda che alberi tipici proprio, guarda che robe, eh? È bella la Slovenia, vero CP che è bella la Slovenia. A noi piace la Slovenia. E dietro c'è anche un altro camper, ciao altro camper, digli. Guarda che rotonda pittoresca, Emi, guarda CP, che forte! Ecco qua il cartello, Stok Zansken Skansken Skave! Che cacchio! Vai CP che siamo arrivati, adesso qua bisogna girare a sinistra, vedi? UNESCO Svetovna di Diskna, hai capito cane? Svetovna di Diska, cazzo! Cosa fanno questi qua? Cos'è sta roba? CP, sono curioso! Ah, fanno le cose qui, cani, vedi? Dogsport.de. I tedeschi vengono, vedi qua, che fanno le cose qui, guarda che c'è un CP là, hai visto Gioia? Digli, che bello ragazzo, che bello, bellissimo! Adesso speriamo non si rompano le scatole perché io volevo dormire lì, hai capito? Io dormo lì, tra virgolette, all'ingresso, proprio. Così domani ci svegliamo, facciamo il breakfast, ce lo pinciamo anche e dopo andiamo lì. Bello CP! Hai visto che roba, Gioia? Tuo capo qua dove ti porta? Ti porta a vedere i posti fighi, tranne le grotte. Quello diciamo, l'ho scritto che i CP non possono vedere le grotte. Hai capito? Va bene, dai. Guarda che Buronaus. E là. No, comunque rettifico, non erano le grotte che dicevo prima, quelle che ci passavo, volevo andarci. No, qua è proprio tutta una strada che non ho mai fatto. Fai anche per quello. È una strada un po' ancestrale, vedi, coi picci in pietra, i muretti in pietra, le montagne in pietra. Eccoci arrivati, invece rettifico per l'ennesima volta, era proprio quello che ci passavamo spesso, esatto, io adesso me lo ricordo, sono un pagliaccio. Allora, guarda CP, c'è proprio il parcheggio, là il cartello, ara, se vai dritto, per le macchine, per i camper e per gli autobus, quindi noi andiamo di qua. Vedi qua, guarda qua che c'è il disegno del camper per te, ma che c'è un altro camper? Ah no, non è un camper, sì che è un camper. Ah, quello ha fatto il camioncino e ha fatto il camper, hai visto? Ma che forte! Hanno fatto anche il fuoco! No, numeri uno! Il fuoco col CP là! Hanno un CP anche loro, però noi con tutto rispetto per il loro CP ci mettiamo qua. Se siamo un po' dritti, ecco qua, perché dopo se è storto stai male, hai capito? E a risveglio ci vediamo il parchetto lì, anche massa. No, dici che non è bello quel fufo? No, Cipino ha detto no, quel fufi là mi guarda così e io non sono felice. Cioè andare a conoscere i vicini, anche se sono sloveni, che cazzo sappiamo noi di sloveno? Dobro, non so neanche se è sloveno. Fantastico, perché ma che forte. E noi ci siamo pinzati qua. Sì, non è molto carino le travi e i picci là, però insomma dai.
Allora, i vicini qua vengono dalla Francia, si sono fatti. E qua un altro matto. E si sono fatti Francia e Italia, adesso stanno girando la Slovenia. Adesso gli stiamo facendo vedere nelle mappe se il Triglav dov'è, per farli andare nel Triglav. Che adesso gli spieghiamo cos'è il Prosecco. Prosecco is a typical North Italy sparkling wine, white wine. I don't know if you like it, but. Sì, I have a sister live in Modena. In Modena, in Italy. Modena. Sì, and Vittoria. I'd give this. Prosecco. Yeah. Ah, so here we are. Grazie. Li facciamo andare via in balla. Where are you from in Italy? Near Venice, Jesolo, do you know? Cheers. Sì. Salute. Oh, cin. Oh, salute, bravo. Salute. Eccola, e anche oggi abbiamo allestito un campo rom. Chi è qua che mi chiama? Sto cura. CP, guarda che simpatica sta stare a picnic un po' così. Ma sì. Boh, visto che intanto non c'è nessuno, noi andiamo a vedere gli orari intanto, no? CP, che dici? Potremmo mettere... Ah, là c'è l'acqua da inculargli. Anche l'acqua. CP, vieni che controlliamo una roba. Cazzo, sono più zingano io di non so cosa. Che forte, c'è anche la ricarica auto elettrica. Eccolo là, ti attacchi qua e hai la ricarica. Hai l'acqua, guarda che bello. Che figata, cazzo. Bello. Parcheggio gratuito e carico dell'acqua. Ecco, io non devo farmi la doccia. CP, devo farmi la doccia. Oh, forse sì. Forse è meglio stanotte. E che dopo, aspetta che vediamo già se si esce di qua. Aspetta. Che forte, l'auto elettrica. Che storia. Ah, ma non ci si gira. Beh, oddio, con due manovre. CP, vieni qua. C'è anche il camperone da Sky. Beh, ma allora dai, allora puoi anche dormire tranquillo in Slovenia. A parte io ho sempre dormito, cioè la serie, cazzo me ne frega. Se proprio mi rompi i coglioni, mi sposto da un'altra parte e mi metto più imbucato. Però, vieni qui, CP. Ehi. Ok, dai, gli orari 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 30. Il più corto è 18 euro per gli adulti e l'altro 24. Buono, cazzo. Niente foto e niente CP e niente malati di cuore. Hai capito, cane? Ma ti pare che io non metto in silenzioso la GoPro e gli metto la mimetizzazione che ho preso? Aspetta che mi sembra doveroso condividere il zinganamento con i ragazzi e gli dico che c'è l'acqua. Però vedi, nel manuale del buon zingano c'è scritto che effettivamente bisogna sempre fare il giro completo di circospezione per capire la situazione della zona, no? Noi sì, abbiamo trovato l'acqua, però facendo il giro un po' più completo abbiamo visto che c'è ancora gente là, quindi hai capito, aspettiamo che vadano via e quindi l'acqua non la facciamo adesso, no? Andiamo a colpo sicuro. Eccola! Allora, per fortuna me ne sono accorto al rumore, si è staccato lo specchio. Porca troia, ho messo una super calamita qua che adesso non si apre più da quanto potente è. Si è staccato da qua, ma perché? Perché gli altri specchi, tipo questo e quello di Cessi, li ho riempiti di bostic. Questo qua aveva semplicemente dei biadesivi, hai capito? Quindi adesso noi lo bostichiamo di cattiveria e via. Allora, una cosa che ho tra virgolette imparato, nel senso che mi hanno insegnato, però anche se non la sapevo, andava bene lo stesso, è il fatto che il bostic lo devi applicare prima, cioè prima, lo devi applicare nella parte da incollare, nella parete, diciamo, dove andrà incollata la roba, e va fatto asciugare un pochino tutti e due. Una volta un po' asciutto, li appiccichi, te capi? Io invece facevo così direttamente, lo attaccavo, lo tenevo fermo con le mani un po' e ha sempre funzionato, hai capito? Poi vedi qua che era tutto brutto, io gli ho messo questi, che adesso, cacchio, però bisogna, mi servirebbe che tu te ne stessi aperto, Certo che sinceramente io mi sono sempre sentito tanto figo in tutto quello che facevo, quando tutti avevano il macchinone, io andavo via con la 500 d'epoca scassata, o adesso che vivo nel camper da 4.000 euro, però adesso che vedo il camper dei ragazzi là come è preso, cioè mi sento sfigato io, cioè mi sento un po' tipo figlio di papà, capisci? Cioè, non lo so, mi sento, ho quel disagio lì io. Non preoccuparti, Yuri, sei zingaro lo stesso, dai. Sì, sei un ciutaglione lo stesso, vai tranquillo, mai paura, che sei
un zingano di quelli a livello quasi pro. Queste cosine, queste specie di guarnizioni angolari sono fantastiche, solo che si scollano subito, ma una volta che tu te le attacchi col bostic, vai da Dio. Poco però che prenda un po' tutto, perché siccome va piegato in due dopo si alza. A te magari ste robe non interessano, però invece se sei uno che ha il camperino che gli piace farsi sti lavoretti, sistemare tutte le piccole imperfezioni, piccole, queste cose interessano. Così, così, vedi? È un po' una ciutaglionata. No, perché? Te lo pieghi. Eccolo là. Solo che, giustamente, ci vorrebbe qualcosa che gli faccia peso e lo tenga schiacciato. E anche qua. Anche perché è lungo, non è che posso tenere le mani 3 ore. Libri. Vedi che i libri servono sempre. Poi la gente dice che la cultura non serve, invece... Allora, no, ma i libri sono troppo leggeri, invece qualcosa di più pesante ancora, la batteria del drone. Oppure cosa? Ecco, Yuri, dai, hai l'intelligenza, usala. Prendi dello scotch e li chiudi con lo scotch. Allora, fai intanto così, per tenerlo chiuso qua. Dopo, l'altro bordo estremo, estremo nel senso dall'altra estremità, non nel senso che fa sport estremi, robe particolari, no, 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 proprio così. Dai che viene fuori un lavoretto fatto pulito, più o meno, dai. Fatto semi pulito, dai, e vabbè, mai paura. Mamma mia, Yuri, sei un genio, sì, lo so. E sei anche molto modesto, lo so, lo so, lo so, lo so. Eccola, inciusatevi, belli ciusi, anche qua. Siate ciusi, se non altro neanche nella Bibbia, siate ciusi e cose del genere, se non ho capito male. Aspettiamo che si asciughi. Adesso io attaccherei il coso sarebbe lo specchio, con l'omino felice, questa parte qua. Ecco qua. Non ci sono neanche zanzare qua, buono, molto buono. Allora, noi mi hanno invitato a cena, che gentili, però sai che io sono molto socievole con tutti, però sono anche un po' orso ogni tanto, cioè nel senso che mi piace stare da solo, non è che non voglio stare con la gente, è che mi piace proprio stare da solo. Il 60% del mio tempo gradirei passarmelo da solo, capisci? Allora, i ragazzi mi hanno ricordato che alle grotte appunto non si poteva far foto, quindi io, tac, ho preparato la mimetizzazione. Stanno chiamando? No, che prima mi chiamavano, diciamo, Yuri! Adesso invece senti, si staranno chiamando tra loro. Ma sono già fumati duri sti qua. Sì, non mi sono neanche preparato la tavola. Sono un po' depresso, perché non mi sento più zingaro. Mi hanno spodestato. Mi sento appunto tipo un figlio di papà. Camper troppo lussuoso. No, va bene per me così, però... Cioè, capisci, non mi sento più... Ho perso il titolo, almeno qua. Vabbè.